Ciao a tutti, sono Iro. Siamo già a giugno, il tempo vola. L'estate sta arrivando. Quando fa caldo fuori, ci viene la voglia di una bibita fredda e dissetante. Avete una preferenza per bibite dissetanti per l'estate? Qui in Italia tanti bevono tè freddo al limone. Invece in Giappone, da un secolo che va tanto una bibita durante l'estate, ma anche tutto l'anno. Oggi vi presento una bibita giapponese a base di yogurt, si chiama Kalpis. Questo è il prodotto originale di Kalpis. L'azienda Kalpis produce questa bevanda da oltre 100 anni. Tra anni 20 e 30 in Giappone, questa bibita moderna agrodolce andava tanto di moda tra le coppie giovani. All'epoca un scrittore descrisse il sapore di Kalpis come sapore del primo amore. Io amo Kalpis fin da bambino, l'avevo volentieri anche adesso. Mi ricordo che nel cuore di estate mia nonna mi preparava granita al Kalpis. La ricetta di oggi è super facile e veloce. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Ci metto qualche cubetto di ghiaccio. Per berla va diluito con l'acqua o il latte da 3 a 4 volte. Oggi voglio berla con l'acqua frizzante. Detta! Oggi ho preparato per mio pranzo il tamago sando, sandwich con l'uovo. Ora assaggio. Itadakimasu!
fresco e dissetante, ma non tanto dolce quanto pensate. Consumate prima possibile, ma si può tenere in frigo per una decina di giorni. Vorrei fare sorbetto o la granita al calpis, sicuramente verrà buono. Provate la mia ricetta di calpis. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima! Mattarek!